Ieri l'altro, verso la metà della giornata, della decisione assunta dal direttore generale dell'azienda bolognese, dottor Ripa di Meana, della chiusura a partire dalle 8 di oggi, venerdì 14, la chiusura definitiva, irrevocabile, del punto parto, punto nascita di Porretta Terme. La cosa ci ha sconvolti, esterrefatti. Eravamo riuniti come sindaci presso il municipio di Porretta per organizzare i servizi a livello del territorio montano come comunione dei comuni, e questa notizia ci ha sconvolti. Abbiamo subito emesso un comunicato dicendo che faremo di tutto e di più per contrastare questo provvedimento che si può definire un provvedimento criminale. Togliere un servizio alla montagna bolognese, ad un territorio che possiamo vedere in questi giorni sconvolto, disastrato da frane, con strade interrotte da frane ogni 100 metri. Pensare di togliere un servizio di questo tipo è veramente una decisione criminale. Essere a 120-130 km da zone più decentrate del nostro territorio, nelle condizioni che dicevo prima, e pensare di dover raggiungere il centro più vicino, che è il maggiore, in condizioni particolari, come può essere le condizioni di una partorente, e pensare di attraversare un territorio così disastrato è veramente una cosa inaudita. Non ci sono parole per definire la decisione presa nelle condizioni in cui siamo oggi noi. E allora, che cosa fare? Noi questa mattina ci siamo riuniti, abbiamo deciso insieme a tutti gli altri sindaci, al comitato, di attivare tutte le iniziative possibili, ovviamente democratiche, per contrastare questo progetto criminale. Vedremo adesso, stiamo organizzando, ovviamente siamo partiti stamattina con questa manifestazione spontanea, ma ci attiveremo per prendere iniziative finalizzate ad bloccare questo progetto. Sono convinto che Errani non sia a conoscenza di quello che sta accadendo a Porretta. Errani che è venuto a inaugurare l'ospedale nuovo ed è venuto a Porretta in un'altra occasione per sostenere la candidatura dell'attuale sindaco in occasione delle primarie, ha fatto delle affermazioni che vanno esattamente nella parte opposta, nella direzione opposta rispetto alle decisioni assunte dalla direzione sanitaria bolognese. Lui disse che questo ospedale è un ospedale per garantire i servizi alla zona montana, perché in montagna i servizi non si toccano. In occasione delle primarie disse che se c'è un euro deve essere speso per le comunità più deboli e quindi noi garantiremo alla montagna, che è una comunità debole, i servizi sanitari, i servizi essenziali, i servizi alla persona. Quindi non posso immaginare, non ci credo, non ci credo che Errani sia a conoscenza di quello che sta accadendo a Porretta. E quindi a lui il mio appello, accorato, fraterno, convinto appello, perché si renda conto di quello che sta accadendo e decida, coerentemente con quanto ha promesso, di bloccare l'iniziativa del direttore generale e di riattivare i servizi indispensabili e importanti a
per la nostra montagna. Ricordo il presidente della regione Vasco Errani che 2 anni fa, durante la campagna elettorale per le amministrative, è successo l'esatto contrario. Questa è una scelta che non ha senso, non giustificazioni per il personale. Quindi questa valente è un problema di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, perché questo c'è scritto nella nostra... Il sindaco di Poretta, ma immagino che cosa abbia detto, perché in questi giorni ne abbiamo dette tante, siamo stati, quindi ne abbiamo dette di tutto e di più, sui giornali qualcosa è trapelato, ma non tutto. Una che qui siamo in tanti questa mattina, perché... La chiusura del punto nascita di Poretta Terme è un atto criminale, ormai stanno smantellando tutto l'Appennino, abbiamo perso il tribunale, vogliono chiuderci parti importanti dell'ospedale, abbiamo la Porettana che è una mulattiera, abbiamo il sistema termale che ormai è in fallimento, abbiamo la ferrovia che va un giorno sì un giorno no. Se questo è il futuro dell'Appennino, veramente ci vuole una grande rivoluzione che parte dal territorio, che metta veramente le spalle al muro questi delinquenti che stanno uccidendo la montagna. Eccoci, siamo qua a Poretta con il piccolo Francesco, che è stato uno degli ultimi nati a Poretta, il penultimo perché è stato superato da una bimba, una bella bimba, ma lui è il penultimo, è un porettano, sta bene, e siamo stati così contenti di stare qua, è proprio un bravo bimbo e siamo stati veramente bene qua a Poretta e è nato in acqua, ha fatto un bel parto nella vasca, è stato molto bene, siamo stati contentissimi con le ostetriche, la pediatra, la ginecologa, siamo stati proprio contentissimi e siamo dispiaciuti naturalmente la cosa, siamo anche noi qua a protestare, a manifestare, perché noi siamo stati veramente stracontenti senza parole. Quindi vi salutiamo e speriamo dai in qualcosa di positivo, perché vogliamo fare anche dei fratellini e vogliamo fare a Poretta, ecco, quindi speriamo veramente di poter ottenere qualcosa. Salute a tutti, ciao ciao.